Salve a tutti cari amici di The Object Game. Amici, ma soprattutto amiche di questo fantastico Most Wanted Pack e di The Object Game. E nuovi acquirenti di The Object Game. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista Michele. E dall'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo video, diciamo speciale, dove andremo a provare il nuovo DLC di WWE 2K22, che comprende Big Van Vader, Boogeyman, Ilya Dragunov e un quarto wrestler che al momento non mi sovviene, ma che sicuramente voi adesso mi ricorderete prima che io finisca di parlare, così non facciamo una figura barbina. Tanto adesso esce, guarda. Ditelo. Appena completo ditelo. Qui. Ah, 3, 2, 1. Cactus Jack. Grazie, l'ho detto prima. 3, 2, che 1. Eccolo qua. Il Most Wanted Pack. The Boogeyman, Cactus Jack, Vader, Ilya Dragunov e Indy Hartwell, che però, essendo una diva, non vediamo. Eccolo! Boogeyman 81! Se non ho letto male, prima Boogeyman è la prima volta che compare in un gioco WWE. Cactus Jack 82. Mi pensavo fosse una donna questa. Ma figurati, non la sapevo fa usarlo. Ilya Dragunov. Mai visto. Io. E poi... Passato. Qual era? Questo. Ah, Vader. 91, quello più forte. Arena, va bene, resta meglio, abbiamo il match. Oh, vediamo Vader qua. Ho più voglia di Vader Vader. Io ho proprio voglia di Vader Vader. No, sono curioso però dell'entrata di Boogeyman. Cioè, l'arena WrestleMania 21. Sì. WrestleMania Goes Hollywood. Bella. Io dico che vince... Vader? Ilya Dragunov. Vader, quello più forte. Può darsi che ce n'è nel 2007. Wrecky Tall. Ricordami cosa avevi scritto a inizio serata, avevi fatto un copia e incolla del DLC. Era la prima volta che si vedeva chi? Magari era Vader, non mi ricordo. Il Dragunov. Vabbè, quello per forza. Dragon Ball. Dragon Ball. E effettivamente è una barba molto strana, Cactus Jack. Spero che ci siano i vermi. C'è Most Wanted, i più ricercati, questi sono i più ricercati. Ma... Dio. Dalla polizia, forse. Il pacchetto include anche il potente Vader, tre volte WCW Heavyweight Champion e WCW United States Champion. E al loro debutto nel franchise 2K il terrificante vermiforme Boogeyman. È scritto in italiano. Al loro debutto nel franchise WWE 2K, forse nel 2007 non era 2K. Il terrificante vermiforme Boogeyman, il campione NXT UK Ilya Dragunov e l'NXT Tag Team Champion Indy Hartwell. E loro non sono mai stati presenti in un gioco 2K. Poi dicono che hanno aggiunto King Booker, hanno aggiunto Shawn Michaels attuale. Era THQ prima, ok. Eccolo! Hanno aggiunto King Booker, così quasi prendevo quello invece di Booker T. Beh, quello non ti tradiva. No.
Perché ricordati che prima del canto del gallo Booker T ti tradirà. No, lui tradisce solo quando arriva lui. Quando prenderà il controllo lui. Quando è già dal traditore non tradisce. Anche King Corbin e Alexa Bliss 2017. La mia prossima diva sarà Alexa Bliss. Grande Boogie Man. Ma qua è? Non là. Nel 2007 faceva le medie Alexa Bliss. Bellissimo quando tremava così. Ah, allora là non posso prendere Kim Booker. Sembrava tipo una gallina, non so, sembrava... La gallina? La gallina. Allora chiedo agli amici in chat che giocano sicuramente questo bel gioco più di me. È un DLC interessante, voi che l'avete... Hanno aggiunto qualche match, hanno aggiunto qualcosa dalla MyGM, hanno aggiunto qualcosa da qualche altra parte, giusto per informazioni personali, eh. Quello che merita di più è Boogie, ma comunque. E anche Djakovic hanno. No, vedrai. Pierluigi Djakovic. Vedrai vedere adesso. Hanno aggiunto Djakovic. Pierluigi Djakovic, che è quello che fa su RTL. Anche Nicky Cross. È perché fa ancora entrata qua. Shinsuke Nakamura, non King. E T-Bar con l'altra Jemek. Perché non fa l'entrata con la corazza, quella che fumava? Ah no, perché quella era WCW. Vabbè, a parte che loro hanno i diritti anche su quello. Allora potevano usare quella. Con la bella corazza da elefantone che fumava. Scusate, sposto la cam, così non mi vedete in faccia, perché... Vader, che ricordiamo, io e Michelle ricordiamo, essere stato anche in una puntata di Baywatch. La puntata, tra l'altro, in cui erano Vader in coppia con Ric Flair contro Macho Man e Hulk Hogan per salvare la palestra che c'era sulla spiaggia all'aperto. Esatto. Perché il buon Ric Flair voleva comprarla e farci un parcheggio o qualcosa del genere. Comunque voleva distruggere ste palestra, e il buon Hogan con Macho Man sono stati chiamati dai bagnini di Mitch per aiutare la causa, e quindi è stata una bella puntata quella. Una puntata molto più bella della puntata in cui c'era il gigante Gonzales. E vi sconsiglio, guardatevi questa dove c'era vedere Ric Flair. Comunque mi sembra un po' più magro qua Vader, no? Boh, io ce l'ho immaginato più grasso, più ciccione. No, sicuramente questo non è il Vader dell'inizio della carriera, dove era molto più possente. Un po' più... Niente nuovi match. Leggero. Vabbè, però se la punta di diamante del DLC è Boogeyman, gran bel DLC, eh? Vabbè, ci sta Boogeyman, dai. Per chi ha vissuto quel periodo, Boogeyman tanta roba. Mick Foley, idem per chi ha vissuto quel periodo. Vader, idem per chi ha vissuto quel periodo. Cactus Jack. Cactus Jack. E l'altro è messo lì come è messo lì Omas in un altro DLC. Cactus Jack? No, guarda che Ilya Dragunov è stato anche campione NXT UK. Direi che Boogeyman deve mangiarne di cioccolata per arrivare a Ilya. Ma che tu sappia, è vero, stanno tirando per il culo, o è una battuta che vedere il padre di Ryback? Ma no. Credo che sia una gran cagata. Ah, ok. Anche perché l'avremmo visto la Hall of Fame un paio di mesi fa, nel caso. Chi? Ryback, visto che hanno messo nella Hall of Fame. Più che altro perché era iconica la gimmick di Boogeyman, perché sul ring non ha fatto praticamente nulla. Cioè, allora, secondo me iconico è un aggettivo sbagliato, perché non è iconico uno che mangia i vermi e arriva con una sedia. Era particolare, così come particolare era Eugene, però io non so se me ne ricorderò o parlerò mai a mio figlio di Boogeyman.
particolare perché faceva schifo perché c'era salita sui coi vermi appunto, e allora e li mangiava. È quello che ho appena detto. Dopo è un po' come quando ai tempi vedevamo Skinner che saliva tutto sporco di tabacco, che sbausciava tabacco dappertutto. Beh, io non so se qualcuno di voi conosce George the Animal Steel. Lui arrivava e mangiava la gomma piuma del supporto del paletto. Sì, aveva la lingua blu e oltre a essersi anche innamorato era di Miss Elizabeth. Però raga, come personaggio era un bel personaggio Boogeyman. Che dopo sul ring magari non era eccelso. Valli. Ecco. Il personaggio c'era, ci stava e lui lo interpretava anche bene. Il fisico c'era perché anche quello tanta roba. Boogeyman come Paul Burchill, bella gimmick ma nulla sul ring. Bella gimmick. Paul Burchill che faceva il pirata perché era uscito pirata dei Caraibi. Attenzione, Vader dalla terza corda, va con lo schienamento. Uno. Arriva Boogeyman. Ma che tipologia di match è? Hardcore. Extreme Rules. Infatti Cactus Jack va a prendere anche la scala. Fortunato Carlito che si doveva mangiare la mela, esattamente. Iconica per chi era più piccolino in quel periodo, chiaramente. Chi era già più grande è un altro paio di maniche. Sono d'accordo con te, è come per mia moglie esiste solo Rey Mysterio. Cioè, non hai idea di chi siano tutti gli altri 18 miliardi di wrestler al mondo. Però nel 2004 Italia 1 mandava in onda Rey Mysterio, c'erano i quaderni di Rey Mysterio e sarà sempre Rey Mysterio. Io vengo qua a commentare Rey Mysterio. E non gli hai mai fatto conoscere CM Punk? Ma io più volte ci ho tentato a parlare di CM Punk, più e più volte. Io avevo fatto anche vedere quando era tornato all'ICW e ciao, era tornato all'All Elite, ma... Quando vedi una donna che non gliela può fregare di meno. Ti prego, non far sì che tiri sul figlio alla Rey Mysterio. No. Non lo sopporterei. Alla Rey Mysterio no, sicuramente. Ecco. Potrei farle conoscere a Mordecai e dirgli che... Cosa ha fatto? Ha fatto il Green Mist. Cosa ha mangiato? Ha visto qualcosa di verde. Ha vomitato. Ha vomitato i vermi. No, non ci ha fatto niente, però per chi ha vissuto un po' di più il wrestling, il Rey Mysterio è uno dei tanti, mentre veniva idolatrato quando la WWE era arrivata su Italia 1, che era comunque una TV generalista. Se andavi a comprarti lo zainetto, l'astuccio, c'era su John Cena, Rey Mysterio, Eddie Guerrero. Batista, forse. Batista, forse. Undertaker, forse. Basta, erano quei 4-5 lì. Ultimo drive, infatti, non era uno dei primi. Se chiedi alla maggior parte della gente se conoscono il wrestling, ti dicono sì, John Cena, Undertaker, Rey Mysterio di Guerrero. Con quelli. Comunque il match lo sto facendo vedere. Sì, è vero, va anche con lo schieramento 2 e 3. E infatti. Vince. Ho detto che avrebbe vinto Vader. Ha fatto tutto lui, no. Merita di vincere. Sì, no, è molto forte qua, 91. 91. L'avranno aggiunto perché l'hanno messo nella Hall of Fame? Può essere. Quindi comunque si aggiungono altri 4 wrestler nella nostra seconda futura general manager mode di questo gioco. Bravo, diglielo tu che avevi anche il diario con Booker T, c'era Chris Io, tieni quello, è oro. Aggiunge anche Big Show, è vero, anche Big Show, sì.
Quindi ragazzi, per oggi è veramente tutto. L'abbiamo tirata a lungo stasera, eh. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, iscrivervi al canale sempre se non l'avete ancora fatto. Instagram, Telegram, Facebook e Twitter, oltre che alle dirette su Twitch e ai commenti qui sotto su YouTube per scriverci, e noi saremo ben lieti di rispondere come facciamo sempre. Io vi ricordo che se volete incontrarci, fare due parole, venire a farci complimenti e fare autografi, roba varia, ci trovate a Pero per l'inizio della nuova stagione dell'FCV. E se volete venire anche per vedere lo spettacolo, che merita, perché comunque i giovani che stanno arrivando adesso, tanta roba. Per oggi è tutto, dall'artefice Jack. Dallo specialista Michele, che vi aspetta lunedì prossimo. Esatto, lunedì, sempre alle ore 21. Va bene, e dall'eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli e buonanotte. Buonanotte.